si estende la rete di metano nel comune di Camaiore. L'obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, è quello di coprire anche le periferie del capoluogo e le frazioni di Lido di Camaiore, fino ad ora rimaste isolate. L'estensione, che sarà effettuata dall'azienda 2 Rete Gas, interesserà in totale 9 chilometri di strade. Già in passato avevamo ottenuto ottimi risultati, mi viene in mente la conduttura che addirittura arriva fino a Pedona, ecco, che veramente credo che qualche anno fa era impensabile. Questo, diciamo, è il prosieguo di un percorso che dovrà andare ancora avanti. I primi cantieri saranno aperti già da aprile su via Carraia, via Pianette e via Antichi per un totale di circa 850 metri per quanto riguarda il primo lotto. In un secondo momento, una volta ottenute le autorizzazioni da parte degli enti competenti, inizierà la seconda tranche dei lavori. Ci sono tutta una serie di problematiche tecniche che però stiamo risolvendo in collaborazione anche con enti, ferrovie, ANAS, lo stesso comune. Questi estendimenti ulteriori che faremo sarà la predisposizione e il potenziamento lungo la via Sarzanese, sarà il tratto di via Sarzanese dal Ponte di Sasso fino al confine con il comune di Massarosa. E quindi queste zone qui, con anche l'estensione lungo la via dei Cavallini, dal Ponte di Sasso verso la via dei Cavallini. Parliamo di un investimento importante, intorno a 1,5 milioni di euro, tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro, quindi per noi, insomma, è uno dei cantieri più importanti che qui sul territorio stiamo portando avanti. Ecco.